Ciao a tutti, oggi vediamo come organizzare il materiale che abbiamo importato. Nella finestra progetto abbiamo qui file di ogni tipo. Ci sono dei disegni, delle fotografie, dell'audio, dei video naturalmente, delle texture. Vediamo una texture, ecco questa, oppure quest'altra. Insomma, vogliamo organizzare meglio il materiale e non lasciare tutti i file liberi a riempire la finestra di progetto. Per raccogliere il materiale e ordinarlo si usano le cartelle. Per creare una cartella basta cliccare sul bottone in basso con l'icona della cartella. Quindi se io clicco qua, creo una cartella vuota, subito la rinomino. Facciamo in modo che in questa cartella finiscano tutte le foto, per esempio. Quindi rinomino questa cartella foto. Adesso clicco e trascino tutte le fotografie che ho fra questi file. Allora, barattolo è una fotografia di un barattolo, la trascino sopra. Ho la fotografia di una mano, benissimo, la trascino sopra. Ho la fotografia di una spiaggia, benissimo, la trascino sopra. E sono già tre foto. Non ho altre foto, credo, no. Bene. Adesso una cartella per raccogliere i disegni. In questo caso utilizzo un altro sistema. Prima seleziono tutti i disegni, tipo l'auto arancione, poi col tasto CTRL o COMMAND seleziono la casa, il pacco regalo, il vaso con fiore che è un illustrator a livelli ed anche la cartella che contiene tutti i suoi livelli ed anche il disegno della mappa della Terra. Ecco, tutti questi file li voglio mettere in un'unica cartella. Prendo uno di questi e lo trascino sopra l'icona delle cartelle. Quindi si crea automaticamente una cartella con tutti i file selezionati dentro. Questa cartella la nomino disegni. Quindi ho due cartelle al momento, una con tre foto e una con alcuni disegni. Adesso una cartella per contenere le texture, che sono praticamente delle fotografie di varie superfici. Clicco sul simbolo della cartella, creo la cartella, nomino texture e ci infilo dentro le texture che sono Carbon Grill, Rusty Metal, e nient'altro credo, no, bene. Ora seleziono i video. Video, questo è un video, questo è un video, questo è un video, questa è una sequenza di PNG, quindi un video, questo è un video e questo è un video. Questa volta utilizzo il secondo dei sistemi, cioè prendo i file, li trascino sopra l'icona della cartella e rinomino questa cartella video. Ghiacciaio è una fotografia che viene da Photoshop in cui i livelli sono separati, per cui, ecco, questo ci eravamo dimenticati, la devo prendere insieme alla cartella che contiene i suoi livelli e metterla nella cartella foto. Ok, l'ultimo file rimasto è un file audio, quindi lo prendo, lo trascino sull'icona delle cartelle e chiamo la cartella audio. Ok, tutte queste cartelle le posso mettere all'interno di un'unica cartella chiamata footage. Ok, quindi tutto il nostro materiale è ben organizzato a questo punto. C'è una cartella generale che contiene delle sottocartelle che contengono i vari file. Se volessi rinominare una di queste cartelle, per esempio disegni, la voglio rinominare grafica, devo selezionare il nome della cartella e non ci devo fare però doppio clic, perché semplicemente si apre. Posso fare in due modi, o tasto destro, rename, o tasto invio e rinomino grafica. Questo metodo per rinominare i file vale per qualsiasi file, non solo per le cartelle. Quindi quando ho bisogno di rinominare, seleziono il file da rinominare, tasto invio e rinomino. Benissimo, per quanto riguarda l'organizzazione dei file importati nella finestra di progetto è tutto. Ciao, alla prossima!